Ok, eccoci. Allora, dovevamo combattere questa qua. Potrebbe essere interessante, più che altro perché, diciamo, la difficoltà sta nel fatto che lui è un generale al 23, noi ne abbiamo uno all'1. Per il resto non dovrebbero esserci grossi problemi, anche perché hanno pochissima fanteria tutto sommato. E noi abbiamo un discreto numero di unità che hanno comunque bonus contro unità grandi, quindi, insomma, anche questi quattro qui non dovrebbero essere poi così terrificanti. Oltretutto la Ragnarok è una delle unità migliori per affrontare altre unità mostruose. Quindi dovrebbe avere. Cioè, tendenzialmente mi pare che i giganti li macina proprio, quindi. Appunto, non dovrebbe essere un grosso problema. Ok, allora, che magia ha il tizio? Colpo subdolo e basta. Però, insomma, meglio che niente. Lo chiamo d'azzardo perché è probabile che migliori, infatti. Allora, qui non possiamo fare molto, nel senso che non c'è molto spazio, ovviamente. L'unica cosa realmente preoccupante che hanno loro è l'artiglieria. Quindi, diciamo, l'obiettivo sarebbe riuscire a portare una cavalleria da qualche parte e andare a eliminare. Però sicuramente facciamo una prima linea di orchi neri. Perché questi qua devono prendersi le cariche, eccetera. E poi ci mettiamo dietro gli orchi grossi. Magari non così, però. Non so dove si dovrebbero i giganti, quindi li tengo un po' in giro, però. L'idea è comunque che devo spostarli poi dove serve. E ce ne tengo uno di qua, uno di qua. Gigante e Ragnar, mi sa che li tengo in centro perché non so anche lì dove devo portarli. E le cavallerie, una per parte, la metto proprio vicino. Che appena c'è l'occasione voglio provare a farle girare, le altre invece le tengo qua dietro e anche questi qua dovranno andare a rinforzare dove serve. Ovviamente questo qua lo tengo dove riesco perché insomma non potrà fare un granché. Allora, qui la domanda è: sono a portata delle sue artiglierie? Sì. Quindi è inutile stare qua ad aspettare, tanto vale avanzare con tutti. Forse non mi conviene neanche però avanzare fino a là. Probabilmente conviene fermarsi dietro questo. E fin lì non ci arrivo sostanzialmente, quindi. Provare ad andare fin lì. Poi aspettarli. Sono esausti? I miei? Sì, le sue artiglierie fanno male. C'è poco da fare, purtroppo. Sono. Ma sono. Non sono neanche. Cioè, pensavo fossero tipo tiratore a cavallo, ma non sono così, quindi. Non dimmi che passano attraverso. Oddio. Ma questi qua sono tiratori.
fatto caricare la cavalleria così. Dovrebbero tirare, no? Comunque, questi qua li riportiamo qua, questi qua li rimettiamo qua, e questi qua li rimettiamo qua. Sì, dopo potrei anche usare qualche cosa, eh. Giusto per finire prima sta battaglia qua che è ridicola. Ok, allora qui abbiamo delle occasioni. Perché questo i suoi carri li elimina facilmente. A parte che vediamo se riusciamo a far così. Se non altro riusciamo a portare fuori le cavallerie. Allora, tiriamo su Kolek. Non credo mi convenga caricare subito. Qui non dovrebbe essere difficile, possiamo portare avanti questi qua. Lì ci mandiamo questo qui. Tu qua vai tranquillamente, tira giù quello lì. Tu idem. Vediamo la Ragnarok in giro. Allora, uno va qua, l'altro va qua.
Vorrei averne un altro di... Sì, qua la cavalleria. Questo quello sì, quell'unità di orchi neri lì sarebbe... Non si è trovata particolarmente bene, mettiamola così. Vediamo dove darlo. Ora portiamoci qua. Qui tra l'altro dovremmo eliminarli tutti gli avversari, credo. Sì, manca la sua artiglieria perché quella non va in fuga, però. Ne ho preso un po' di roba, però. Sì, infatti non... No, teoricamente possiamo inseguirli, ma dovrebbe eliminarli tutti. Altrimenti la battaglia gliel'ho schiacciato, però, ok. Spero di non aver perso definitivamente nessuno, no? Sì, ha fatto un po' di uccisioni con Cole, che è un po' con le artiglierie, sostanzialmente. Sì, infatti li abbiamo eliminati tutti. Quindi tutto sommato è stata... Cioè, non era prevista, diciamo, sta cosa, nel senso che non ho spostato questo esercito apposta per essere intercettato, eccetera. Però è stata una buona mossa, comunque. Anche questa è particolarmente buona. Ok. Qui abbiamo due... Tizi del caos. Abbiamo Sigvald che probabilmente verrà su qua, ma dovrei riuscire a difendermi. Questo qua credo che lo stessi portando verso... non lo so dove. C'era un esercito che sta venendo giù di qua, no? Beh, comunque questi agenti qua... Da un lato ovviamente mi servirebbe bloccarlo, ma in realtà mi interesserebbe più rallentare questo qua, perché bloccare questo non serve a niente. Allora a questo punto proviamo a assassinare questo qua. Abbiamo questi eserciti qua che si stanno sistemando, credo. In realtà posso già mandarli. Aspetta che l'impero qua farà una brutta fine, però. Che hanno soltanto quello l'impero, no? Sì.
stabbing! Let's get stabbing! Sarebbe una buona cosa però comunque mandarci almeno un esercito. Beh, però qua il problema è che hanno anche questi due eserciti qui, che sono pessimi. Però sono due eserciti, quindi non posso neanche dire ne mando uno solo. Per Dio, ce l'hanno anche la WAG, quindi... No, aspettiamo qua ancora qualche turno. Se sopravvivono, li mandiamo là. Se no, li manderemo a nord. Per il momento non ne abbiamo bisogno. Con gli eserciti che abbiamo qua, dovremmo già riuscire a... eliminare questi qua. Tra l'altro adesso questo esercito qua non deve neanche più andare di lì, ma dovrà tornare su. Probabilmente dovrei anche cambiare il generale, visto che non è il massimo, però... Stiamo reclutando. Abbiamo ancora parecchi soldi, ma... E qui? Ah no, questo qua forse volevo ricostruire quella città lì. Che effettivamente è abbastanza importante. Più che altro per evitare la corruzione. Li stiamo costruendo per cominciare a reclutare. Anche questa provincia qua sarebbe da ricostruire. Espandiamo le mura perché quelle potrebbero servirci. E qui, visto che ricostruiremo da capo una provincia, forse aumentare un attimo la crescita non sarebbe male. Questo non serve a niente, ma... Ci faremo le mura, immagino, nel caso, boh, dovesse esserci qualche invasione di robe strane, non lo so. Siamo in guerra ancora con qualcuno? Possiamo fare pace? Direi di no. Commerciare, non possiamo commerciare con nessuno. Siamo in buoni rapporti con le lance insanguinate e con Norska. Peccato che Norska non sia esattamente, come dire, le fazioni più diplomatiche di questo mondo, ecco. Più che altro, cioè, essendo in guerra con i guerrieri del caos, non possiamo farci niente con loro. Ok, qua allora, la situazione è quella che è, nel senso che questo esercito in campo aperto non è un grosso problema. Soprattutto per questo esercito qua che ha un sacco di unità che hanno bonus contro unità grandi. Visto che le sue sono praticamente tutte a parte 4 unità grandi o artiglierie. Non ci posso arrivare però. E se non ci posso arrivare io, non ci può arrivare neanche lui. No, beh, però... Ci posso arrivare. Questa potrebbe essere la cosa che devo fare adesso, francamente. Perché se lo affronto in un assedio è peggio. Tra l'altro è un generale pessimo. Cioè, nel senso, ha 8... di livello 8. Sarebbe buona cosa bloccare lui. E se non riesco a bloccarlo... Ok, tecnicamente bloccandolo ho un turno di tempo per vedere cosa fare. Potenzialmente potrei anche aspettare che sigla il Massedia, per dire. Che allora... Il problema è questo. Queste artiglierie ovviamente in un assedio sono fastidiose perché riesce ad utilizzarle sostanzialmente. D'altro canto, lui non ha niente, cioè... Però non è un esercito. Se avessi un esercito tipo l'impero che ha dei picchieri e cose del genere,
parte che credo che gli alabardieri dell'impero non abbiano comunque, cioè nel senso, credo che in questo gioco non ci siano formazioni tipo falangi o cose del genere, quindi lui sostanzialmente sarebbe obbligato a buttare giù le porte, perché altrimenti la quasi totalità del suo esercito non entra nella mia città. E lo può fare, perché comunque i troll possono distruggere. Cioè non c'è scritto, però, che non hanno attaccanti d'assedio. Però cioè, l'hanno fatto in passato, quindi evidentemente lo possono fare. Però appunto queste quattro artiglierie sono fastidiose e sarebbe difficile poi andare a... Il prossimo lascia da lancio comunque. No, pensa che aspetta un attimo a vedere l'assedio, anche perché dovrei avere dei rinforzi, no? Cioè, sono Goblin delle Tenebre che comunque hanno il veleno. Sì, insomma, non... Visto, avendo bloccato Archeon, possiamo permettercelo. Il rischio è che Archeon si sposti vicino a Sigvald. E Sigvald non si muova. A quel punto dovrei affrontare tutte e due. Ne ho qualcuno che ha più probabilità di azzeccarci. Ma a quel punto posso quasi portare la... Cioè, se dovesse far così, cioè se non dovesse attaccarmi in questo turno, posso rinforzare con questo. E allora anche se viene pure Archeon, non succede niente, insomma. Penso sia la cosa migliore, più che altro perché avendo una città non mi sembra il caso di non sfruttarlo. Ok, allora adesso qui in alto vediamo cosa sta succedendo. Teoricamente se infatti la combattività non scende, quindi non perdiamo neanche la WAG. Qui c'è un esercito in meno di quello che c'era prima. Beh, però hanno buona guarnigione, quindi probabilmente dovrò andarci con qualcuno. Diciamo che Grimgor comincia ad andare di lì. Razziando sempre. Però comincia a muoversi in quella direzione, mentre Azag rimane lì per sicurezza. Cioè per sicurezza, perché appunto rischio di doverlo mandare a nord, non voglio fargli fare 40 km in mezzo al territorio dei vampiri, fra l'altro. Cioè meno 90, perché? Corruzione, quanta corruzione c'è? Effettivamente non poca. Find the special phase. Così ho due turni. Beh, se non si muove Robo, comunque riusciamo ad andarci vicino. E poi magari riusciamo a guadagnare un altro turno per quello, grazie alla corruzione che scende. Visto che comunque sta scendendo parecchio. Potrei anche, teoricamente, costruire un esercito. Però quello non sarebbe esattamente il massimo. Visto che sto già reclutando qua. Allora abbiamo i quattro cosi. I due arcieri li abbiamo. Ci vogliono due slot per il gigante e il coso.
la Ragnarok, quindi il resto sono tutti orchi neri, tecnicamente. Non abbiamo particolare. Non abbiamo abbastanza soldi, però che se ne frega. Quelli che dovevamo fare hanno fatto, quindi passiamo al turno. L'obbedienza non dovrebbe essere un problema, appunto. Facciamo così. Tu sei Azag. Facciamo così, ma sì. Spero che mi attacchi Sigvald. Esatto. Adesso se... No, però mi sta soltanto assediando, quindi... tocca comunque attaccarlo io all'esterno. Solo ci sono tre eserciti, dovrebbero riuscire a prenderla quella città. Non è il massimo, però possiamo anche farla, visto che abbiamo qua due. Ok, allora, intanto torniamo qua. Tu vieni qui. La corruzione non è scesa abbastanza per evitare una ribellione. Quindi, l'ideale sarebbe riuscire ad eliminare questo esercito. In modo da non dover utilizzare questo qua e poterlo portare indietro. Oppure riuscire a bloccare di nuovo Archeon. Anzi, bloccare di nuovo Archeon sarebbe utile. Eliminare questo qua sarebbe altrettanto utile. Allora, quello con più... cioè, livello più alto... è questo qua, quindi vediamo se riesce a bloccare di nuovo Archeon. Improbabile, infatti. Facciamo così allora, cerchiamo di eliminare questo qua. Buono. Tu non credo che tu sia... sì, infatti non può bloccare Archeon, quindi... possiamo provare ad assassinare questo qua. E a questo punto dobbiamo attaccare noi. Un po' di guarnigione, alcuni sono un po' rovinati perché comunque me l'hanno saltata. Però abbiamo tanti tiratori, quindi le unità mostruose dovrebbero fare una brutta fine, anche perché questi troll sono quelli senza armatura, questi qua sono senza armatura, questi qui il gigante è senza armatura, quindi... e con le cavallerie dovrei riuscire, visto comunque che due sono tiratori, dovrei riuscire a, insomma, andare a tirargli via le sue artiglierie. Non secondo l'autorisoluzione, però. Sì, ho tanti goblin. Quello potrebbe essere il motivo. Tra l'altro, ho anche un ottimo generale. Il problema è che non posso utilizzarlo come facevo sempre, cioè come ho già fatto un paio di volte, una volta solo, non mi ricordo. Praticamente mandando avanti soltanto lui, perché lui ha le artiglierie, per cui farmi una brutta fine, insomma. Anche la mappa non è... beh, in realtà no, è abbastanza buona, perché noi possiamo nasconderci praticamente dietro questa altura. E ci dovrebbe proteggere dalle sue artiglierie, se non altro. Il problema è che... se lo lasciamo salire su quell'altura è un po'
po' complicato. Che giochiamo d'azzardo. Il massimo è 30, quindi se è meno di 15 conviene sempre. Ok, di altura in realtà non ce ne sono, nel senso che questa qua non è esattamente un'altura. Fiacco che è decisamente più debole che questo qua. Quindi probabilmente manderò tutte le cavallerie qui, in modo da riuscire ad eliminarlo e tirargli subito via le artiglierie da dietro. Con il resto invece cercheremo di andare un po' dritto per dritto, però probabilmente cercando di caricare un po' in questa direzione in modo da sfruttare la rottura. Non ho ancora rinforzi, però potrebbe anche essere un'idea, però, cercare di indietreggiare. Siamo fuori dalla linea di tiro delle sue artiglierie. E indietreggiamo in modo da avere da fare una formazione completa con tutti i rinforzi. Al momento facciamo una roba di questo tipo, ma non sarà quella definitiva, diciamo. Ovviamente. Credo che ci siano tutti. Teoricamente potrei anche fare, tipo, sfruttare questa altura per non far vedere questa unità e nasconderle qua dietro. Potrei fare una cosa del genere con questi arcieri, visto che non riuscirei ad utilizzarli più di tanto comunque. Nel caso degli altri invece no, mi sa che mi conviene cercare di unificare il tutto. Facciamo che questi qua li teniamo di qua. I goblin non li teniamo davanti perché l'unica cosa che possono essere, l'unica cosa per cui possono essere utili sostanzialmente è a girare. Mettiamo un arciere, no, facciamo, visto che lì, sì, questi tre qua non serviranno granché. Non è a disposizione che gli avevo dato io, però è uguale. Hanno delle artiglierie mirate sopra le mie cavallerie. Non c'è la formazione allargata, quindi ancora della roba. Sì, come vedete fanno parecchio male. C'è qualche cosa che posso fare al momento?
Potrebbe esserci. Cioè, no, lo dico, ogni tanto lo dico. C'è un tasto che ti permette di caricare con tutte le unità. Ovviamente non so più qual è. Qua è il caso di tirare, cominciare a tirare qualche cosa. Qua devo fermarmi perché... Bisogno di un po' di supporto lì. Ce la facciamo a raggiungere questi qua? Uno potrebbe dire, bastava che lì ne mandavo una, no? Non serviva che ci mandavo tutte queste unità qua. Il problema è che non è vero, perché purtroppo le unità dei... dire, cioè non è così scontata la cosa. Può darsi che una sola unità non era sufficiente per eliminare tutti questi qua, considerato che non vanno neanche in fuga. Non sta andando benissimo, eh. Aspetta, mi mandano in fuga tutti gli arcieri, che non so neanche bene come. Gigante l'abbiamo eliminato.
Tiriamo in quel blob lì. Avevano 4 unità di fanteria. Questo qua sì che però purtroppo non, cioè non che ci possa fare molto lì. No. Quello no, grazie. Aspetta, qua sono tutti? No. No, comunque i goblin, diciamocelo, non sono al massimo. Se non altro abbiamo di nuovo. Le cavallerie libere. Fuga generale. E appena ci arrivano vicino, anche se sono tipo 4 cavalieri, va in fuga. E anche un mago, non è che. Spero che si riprenda. Che sennò è un problema. Dov'è il limite? Beh, è abbastanza lontano. Sì, ok.
Se riusciamo a vincerla, è buona. No, dai, lasciatemi perdere. Il problema adesso, cioè, dovremmo riuscire a vincerla, voglio dire. Ma il problema è che comunque, se dovesse attaccarci Archeon, non ce l'abbiamo in quel posto. Dovremmo aver vinto. Allora, la fanteria cerchiamo di portarla tutta indietro. Il tiratore cerchiamo di portarli tutti indietro. Poi tu. Segui questi qua. Tu. Inutile che insegui quelli lì. Puoi inseguire Sigvald e tu puoi inseguire quello lì. Neanche se riesce ad ucciderlo spesso, va però a piedi, per cui magari. No. Va giù, però. Non c'è nessun altro da inseguire, no. Qui nemmeno, cioè. Ci sono sti troll qui. L'esercito comunque l'abbiamo quasi eliminato. E se tutto va bene, cioè se ci va un po' di fortuna, forse riusciamo a eliminare anche lui. Facciamo così. Visto che parte del problema immagino che sia l'armatura. Beh, limite, potremmo. Non posso velocizzare di più? Avviciniamoci. C'è lui che c'è. No, forse l'abbiamo bloccato però. Allora, penso che dovremmo riuscire ad ucciderlo. Il semplice fatto che non si può spostare. Cioè,
troppa gente più che altro. Tanto non si ricarica neanche. Non si ricarica niente di magia. Comunque, il dato di fatto è che questo esercito non è in grado di affrontare, cioè, gli occhi grossi non sono da soli, senza parecchi orsi neri fanno poco. Sì, orsi neri. Orchi neri fanno poco. Però l'abbiamo ucciso. Adesso, quando si sveglia, forse non abbiamo neanche perso nessuno. Però avevamo più del doppio. No, non più del doppio. Il doppio. E abbiamo perso più del doppio. No, sto facendo la stupidaggine, ovviamente. Abbiamo molto più del doppio. E abbiamo perso molto più del doppio. Perché non avevo calcolato. Cioè, sostanzialmente avevo visto questo qua. Pensavo che i rinforzi fossero l'esercito del caos per qualche motivo. Quindi 906. Non è più del doppio di 468 tecnicamente, però è un ragionamento che non ha senso, per cui chi se ne frega. Ok, mangiamoceli. Allora, qui la situazione è un po' grave, nel senso che Archeon non dovrebbe riuscire a raggiungere Karakin in un turno, il che è positivo. Io potrei andarlo a finire. Oppure potrei invertire questo esercito con questo, perché se lo mando così posso arrivare fino a qua, ci sarà la ribellione dove riuscire a sedarla. Però vorrei eliminare questi qua. Il fatto è che non sono neanche sicuro. Se riesco a eliminarlo, poi riesco a tornare indietro. No, allora, la cosa più furba. Cioè, questo qui è un rischio che non è caso di prendersi. La cosa più furba è fare così. I'm special. Dog wants me over there. Così, se arriva Archeon, comunque non può fare niente. Per il resto non abbiamo più tempo, quindi direi che per questa parte è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e al prossimo video. Ciao!